Ciao amici di Prepper.it, benvenuti a un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di batterie 18650. Ok, batterie 18650, questo standard nuovo, ancora poco noto in un addetti a settori, che si sta però affermando tantissimo quando si tratta di parlare di torce frontali, torce normali e una serie di altri prodotti. Perché? Perché hanno un'ottima resa, hanno un voltaggio decisamente più alto, una capacità più alta, quindi erogano decisamente più corrente. Vuol dire avere apparecchi più performanti o che hanno una durata della loro esercizio molto più lunga. Però c'è un però, come tutte le cose belle c'è sempre il risvolto della medaglia. Le 18650 costano. E quando si tratta di acquistarne una nuova ci sono dei prezzi che possono variare molto a seconda del produttore, se sono importazioni originali o non originali, insomma. Comunque bisogna prepararsi a spendere una cifra che può andare anche intorno ai 12-18, che ovviamente non sono mica pochi. Però c'è il trucco. C'è la possibilità di recuperare alcune di queste batterie a un costo praticamente nullo. E infatti la stragrande maggioranza delle batterie dei portatili a bordo hanno batterie di questo tipo. Quindi che cos'è che si può fare? Smetto di parlare e vi faccio subito vedere come si possono estrarre alcune 18650 ancora funzionanti dalle batterie dei portatili. Quindi tutto sommato è molto semplice, si trovano le batterie dei portatili, le si aprono con una certa cura, si estraggono i singoli elementi, si danno una pulita, si controlla qual è il loro voltaggio e si cerca di capire quali sono quelle completamente andate da quelle che possono ancora andare. A questo punto possiamo far fare un ciclo di carica, scarica, mantenimento a un caricabatteria un po' serio e a quel punto saremo in grado di avere delle 18650 che ci sono arrivate in tasca praticamente gratis e funzionano. Però anche qui, risvolto del risvolto del risvolto della medaglia. Le 18650 che ci siamo appena procurati, non dobbiamo dimenticarci che sono proprio di recupero, quindi la loro affidabilità insomma potrebbe essere limitata, non ci dobbiamo mettere praticamente la mano sul fuoco. Mi hanno spiegato che la pericolosità maggiore si ha quando si usano più batterie di questo tipo, anche soltanto due in serie, e quando queste due batterie hanno avuto una vita molto diversa fra di loro, quindi diverso numero di carica e scarica, diversa marca, diverso voltaggio rimanente, diverso amperaggio, eccetera eccetera. Ora, questo ovviamente si può mitigare, quindi ridurre tantissimo il rischio che abbiamo nell'utilizzo di queste batterie nel momento in cui abbiamo tutte quanti strumenti che utilizzano una batteria sola. E quando sappiamo che dobbiamo utilizzarne due in serie, utilizzarne due che vengono dalla stessa batteria originale. Fate moltissima attenzione comunque, provateci, fate un tentativo, ditemi come vi siete trovati e che risultati avete ottenuto. Alla prossima, ciao!